Pronto, professore? Salve, sono ancora la dottoressa Orvieta Berti Pichat. Mi scuso se mi permetto di disturbarla nuovamente, però purtroppo, pur avendo seguito alla lettera le indicazioni che comunque lei aveva dato nella scorsa supervisione, siamo purtroppo a comunicarle che non hanno sortito grandi effetti e che il TSO si è rivelato nuovamente insufficiente per insomma, il risvolto terapeutico. E quindi a questo punto mi volevo consigliare con lei per capire come procedere. Sì, lo so che non la posso disturbare durante l'orario, però sa, è abbastanza urgente perché fra 2 minuti ricomincia la seduta, io in qualche modo devo capire anche quale deve essere il mio comportamento con i pazienti. Legarli. Ma non è necessario perché comunque non stiamo parlando di aumento delle pulsioni, ma no, cioè è stato necessario sedarne qualcuno ogni tanto, ma in generale non. Ma lei dice comunque con i sensori elettrici. Ma noi eravamo, insomma, ci eravamo accordati sul piano farmacologico del TSO, adesso io di altre pratiche non ho esperienza. Ma avevamo già aumentato le dosi la volta scorsa, ricorda? Quindi lei consiglia, insomma, di aumentare nuovamente le dosi. Ma potrebbero comunque anche causare effetti collaterali. No, il farmaco è disponibile perché il rappresentante farmaceutico ha comunque garantito che nelle prossime ore il farmaco sarà in distribuzione. Va bene, io sa, ovviamente non voglio assolutamente, no, se lei ritiene che è necessario un aumento del dosaggio, provvederemo. Certo, la terrò informata. Mi scusi ancora, la ringrazio tantissimo, professore, e spero di non doverla più disturbare. Sì, arrivederci.